Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon mercoledì a tutti amici. Sandro Ale, Sandro Tonali, Sandro Ale, Sandro Tonali, Sandro Ale, Sandro Tonali. Benvenuto Sandruzzo nostro, ti aspettiamo stamattina. Porca miseria, c'è la... Da un brutto gesto. No, aspetta, Tamburino, sei mozzato anche te per Sandruzzo? Ok, non rifacciamo il video, andiamo avanti così, spontanei. Belli, belli, siamo belli stamattina, con questi bei colori addosso. Sì, 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 belli, belli. Belli del Milan, siamo noi, compagno belli, sono i cartonati, soprattutto i tifosi della Roma e Torino. Comunque, vabbè, ragazzi, allora, non c'è cosa più bella, sinceramente, secondo il mio punto di vista, che praticamente avere un vecchio cuore rosso-nero da quando era bambino, vederlo indossare la maglia che ha sempre sognato. Ecco, questa qua penso che... Pensate che anche voi mi chiedete sempre di cambiare questa maglia qua, del buon Mario. Pensate che Balotelli, per quanto possa essere un grandissimo, come si dice giù in Sicilia, testi minchia, ok? Quando è arrivato il primo anno, anche lui, cuore rosso-nero, aveva fatto veramente bene, aveva fatto tipo 16 gol in 18 partite, si era comportato molto bene, poi il secondo anno lui, come al solito, sfora perché è fatto così, lui non lo cambierà neanche mai il padre eterno. E niente, quindi si era poi rappresentato quello che era. Però devo dire che Tonali di certo non c'ha la testa di Balotelli, un professionista secondo me esemplare, è un bravissimo ragazzo, è un toro, non vede l'ora di iniziare questa avventura, quindi per cui vedremo un attimino di farlo rendere il più possibile questo ragazzo e tenerselo per tanto, tanto, tanto tempo, perché naturalmente adesso è il presente e anche il futuro del Milan. Oggi ci saranno, oggi o domani, le visite mediche, adesso non so, penso oggi, comunque già a casa Milan per la firma. Felicissimi, chi non è felice che arriva a tornare al Milan vuol dire che non tiene il Milan, cioè perché comunque si arriva un cuore rosso-nero, e siamo veramente felici. Poi volevo dire un'altra cosa, avevo cancellato un video di prima che avevo detto una cagata, avevo detto che c'è la Coppa d'Africa a gennaio, ma la Coppa d'Africa è stata rinviata per il Covid, quindi non abbiamo l'esigenza di prendere un... è stata la prima volta che ho cancellato un video perché ho detto proprio una cagata, perché la cosa avevo detto, un ragazzo qua sotto mi ha scritto c'è la Coppa d'Africa a gennaio, Rasta, guarda che dobbiamo prendere un centrocampista perché Benasser e che sì non ci saranno, non è vero, la Coppa d'Africa di gennaio è stata rinviata, grazie a Dio, quindi comunque sia abbiamo la possibilità, comunque anche se non arriva Bakayoko, se non dovesse arrivare non ne facciamo un dramma, andiamo avanti con il nostro centrocampo, che sono naturalmente per ora sulla carta i due centrali titolari, che sono Franco e Ismael, poi naturalmente c'è Sandro iper pronto ad entrare, abbiamo fatto rientrare anche Pobega, uno dei due, non mi ricordo mai come si chiama, il nostro campioncino, se rimane Krunic farà da quinto Krunic, se prendiamo un altro centrocampista ben venga, però non ne facciamo un dramma se non arriva nessuno, adesso dobbiamo andarci secondo me a rinforzare più che altro dietro che a centrocampo davanti, per me del centrocampo davanti siamo abbastanza a posto, e dietro che abbiamo delle lacune, che a livello proprio di rosa che dobbiamo, più che altro non abbiamo le riserve dietro, quindi dobbiamo assolutamente, valide intendo, dobbiamo assolutamente andare a ripianare quel gap lì se vogliamo aspirare in qualcosa veramente di molto sostanzioso. Poi, allora, seconda parte del video, il video di parte, prima cosa per la soddisfazione di Sandruzzo nostro. La seconda parte è la cosa che mi fa molto irritare e sarebbe quella ancora che... Poi naturalmente sono voci, sono cagate, vi riporto quello che dicono le testate giornalistiche, sinceramente, perché bisogna essere sinceri. Come leggete voi le cose, le leggo pure io. Il Paris Saint-Germain ancora si rifà sotto per Benasser. Abbiamo già spiegato che noi col Paris Saint-Germain non trattiamo nessuno, a meno che... Non vi riprendete, caro Leonardo nostro, no Leonardo nostro un cazzo, caro Leonardo non ti riprendi indietro Paquetà. Ecco, una volta che ti riprenderai dietro ci darei 35 milioni sull'unghia per i soldi che ci hai fatto spendere per il tuo cazzo di Paquetà, praticamente allora ci potremmo sedere in un tavolo a trattare qualche nostro giocatore o qualche tuo giocatore, visto che qui tu sei molto taccagno. Già non mi stai simpatico perché ti hai ripreso, naturalmente non per colpa tua, che tu hai fatto il tuo lavoro, caro Paris Saint-Germain, ma ti hai ripreso praticamente per due patate e due cipolle Thiago Silva e Ibrahimovic, ok? Dove era iniziato il nostro declino tanti tanti anni fa. Credo che...
Credo che veramente io spero di non sedermi mai con te a tavola a fare una trattativa, a meno che comunque non ci siano i tuoi giocatori che devi trattare, non i nostri, perché non mi sei simpatico, soprattutto non mi sta simpatico il vostro DS traditore bastardo. Detto questo, ragazzi, continuiamo a spammare Instagram, se no non arriviamo, ve lo dico subito, io non sono come i politici che dico che salta la poltrona. Se non arrivo a 10.000 entro il periodo natalizio, salvo ribaltamenti, io Instagram lo vado a togliere. Quindi fate il vostro gioco. Ho fatto anche una bella storiella stamattina, andatela a sentire se vi fa piacere. Continuiamo a spammare sto cesso di Instagram. Ora lo metto anche in privato perché fate i furbi, non mi seguite e in più mi mandate messaggi perché io me ne intendo poco di Instagram. Ma se mi arriva il messaggio praticamente che lo devo accettare, vuol dire che non mi seguite. Quindi ora lo metto in privato per mandare messaggi, dovete seguirmi. Risolto la cosa, quindi iniziamo a salire di numero. Siamo a 2200 quasi. Dobbiamo arrivare a 10.000. Ancora la strada è molto lunga. Settembre, ottobre, novembre, dicembre. La strada è lunghissima e densa di pericoli. Detto questo, ragazzi, non mi sento ancora bene, quindi non so neanche se oggi farò ancora live perché appena parlo mi viene da tossire. E comunque, per fare una live bisogna stare bene e essere a posto. Ci sentiamo sicuramente con un video nel pomeriggio. Poi, se mi sentirò bene, facciamo anche la live. Sto meglio, sto migliorando, piano piano nei giorni sto migliorando, però voglio essere in forma nella prossima live. Ragazzi, un grosso bacio dal Rasta, un grosso abbraccio, ancora benvenuto Sandro, e fa anche rima Leonardo, attaccati a sto... Ciao a tutti!